Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Continuiamo la nostra chiacchierata in video pillole sulla corretta alimentazione e oggi vorremmo dare alcuni piccoli consigli su come distribuire i pasti e le calorie che ci servono durante la giornata, perché non vadano in eccedenza e perché invece ci diano il giusto carburante per affrontare la giornata scolastica, la giornata lavorativa, soprattutto in tempi come questi dove appunto c'è un virus che ci minaccia. E quindi siamo sempre in compagnia della signora Lisi, dietista del Dipartimento di Prevenzione, lo ricordiamo, sia in igiene della nutrizione, e a lei chiediamo come e quanti pasti fare durante la giornata. Durante la giornata sarebbe bene fare 5 pasti. Sono 3 principali, quindi la colazione, il pranzo e la cena, più 2 spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio. La colazione è un pasto principale, quindi dovrebbe ricoprire circa il 15-20% dell'energia totale della giornata, che diciamo durante la giornata. Gli spuntini di metà mattina e di metà pomeriggio dovrebbero essere proprio dei piccoli pasti, infatti si chiamano spuntini, e quindi dovrebbero fornirci circa il 5% delle calorie totali che introduciamo nella giornata. Il pranzo, che è il pasto proprio più, diciamo, più importante della giornata, anche proprio a livello calorico, quindi sono almeno sulle 35-40% delle calorie che dobbiamo introdurre nella giornata, e la cena circa un 30% di calorie, cioè 30% scusate, delle calorie che noi introduciamo nella giornata. In un video precedente avevamo sottolineato, qui c'è la piramide alimentare, come alla base della piramide ci fossero 2 elementi materiali che sono la convivialità della fruizione del pasto e l'attività fisica e l'importanza dell'acqua. Acqua come alimento principale della nostra dieta alimentare, che peraltro, se consumata in modo corretto, quindi a temperatura ambiente, non gasata e quant'altro, ci aiuta anche ad aumentare il senso di sazietà e quindi a ridurre la necessità di introdurre cibi solidi. Però vogliamo dare un esempio concreto a chi ci ascolta, soprattutto alle mamme che sono sempre molto in difficoltà con uno dei pasti principali che vengono raccomandati, anzi forse il primo pasto principale, che è la colazione. Vogliamo dare un esempio di buona colazione, buona saporita colazione per i nostri figli, soprattutto quelli che sono in età evolutiva? Allora, grazie di questa domanda, perché è veramente importante. La colazione purtroppo è un pasto che non viene tanto considerato, è un pasto di solito che si fa in fretta al mattino perché si è tutti di corsa e magari si è anche un po' sonno. Invece è importante, perché prima abbiamo detto che dovrebbe ricoprire la colazione circa il 15-20% delle calorie totali e abbiamo detto il pranzo un 35-40%. Se facciamo un calcolo, quindi una colazione dovrebbe essere un mezzo pranzo, quindi essere, diciamo, una colazione nutriente e sempre presente. Teniamo anche conto che alla mattina e appunto uno si alza e il nostro organismo è in riserva, perché la cena che è stata consumata la sera ormai è stata, diciamo, utilizzata dal nostro organismo per tutte le varie funzioni, quindi al mattino il nostro organismo si trova in riserva. E quindi dobbiamo, prima di tutto, la cosa principale sarebbe quella di bere un bel bicchiere di acqua, proprio come diceva prima la dottoressa Paola. L'acqua è importantissima perché prepara così il nostro stomaco a ricevere il cibo. E essendo la colazione un pasto principale, cosa ci dovrebbe fornire? Tutti i principi nutritivi, che sono proteine, sali minerali, proteine, grassi, carboidrati, poi sali minerali, vitamine e fibra. E adesso andiamo a vedere quale può essere una colazione, quali possono essere, diciamo, vari tipi di colazione da consigliare. Ecco, una colazione tipo potrebbe essere una tazza di latte, e se vogliamo anche con un pochino di caffè d'orzo oppure un cucchiaino anche di cacao magro, non zuccherato, e con del pane integrale, anche in questo caso, con un po' di marmellato di miele e un frutto.
Perché il frutto, vedrete che in tutti gli esempi che vi farò sarà sempre presente, perché abbiamo detto che dobbiamo sempre introdurre nel nostro pasto principale vitamine, sali, minerali e fibra, e la frutta ne è molto ricca e quindi è indispensabile proprio per questo motivo. Altro esempio di colazione potrebbe essere dello yogurt oppure sempre del latte, una tazza di latte con dei cereali da colazione, meglio quelli non glassati, quelli non troppo carichi, e sempre la presenza di un frutto. E altro esempio che potrebbe essere di una colazione salata, e potremmo prendere del tè, e del tè con un po' di pane, con del prosciutto crudo magro, l'abbiamo detto prima, no? Con eventualmente i salumi sempre magri, e affettati insomma sempre magri, e la presenza di un frutto. E altro diciamo proposta potrebbe essere una bella spremuta d'arancia, ecco, quindi fatta proprio in casa, quindi non quelle comperate, con una fetta di dolce casalingo e anche con un pochino di frutta secca, e proprio per equilibrare anche il fatto che, non essendoci il latte, quindi manca un pochino di componente grassa, anche se nel nostro dolce casalingo abbiamo detto ne utilizziamo poco, quindi lo arricchiamo con un pochino di frutta secca. E sempre per venire incontro alle mamme che fanno tanta fatica a mettere a tavola invece i bambini nel loro primo pomeriggio, quale esempio di merenda equilibrata per piccoli e per grandi? Giustissimo, ecco, abbiamo detto che la merenda deve essere un piccolo pasto, no? Quindi deve ricoprire proprio, deve fornire circa un 5% dell'energia totale della nostra giornata. E deve essere appunto, deve accompagnare il bambino, in questo caso il bambino oppure anche l'adulto, al pasto successivo senza appesantirlo troppo e fornendo però un po' di energia appunto per arrivare al pasto successivo, non con lo stomaco proprio vuoto. E lo spuntino, la merenda insomma ideale sarebbe un frutto. Il frutto cosa ci fornisce? Abbiamo detto vitamine, sali minerali che mantengono il nostro organismo, mantengono un buon funzionamento del nostro organismo, zuccheri e quindi ci forniscono energia, forniscono acqua che abbiamo detto essere l'alimento più importante, no, della nostra alimentazione, e poi ci forniscono fibra, la fibra che ci dà sia senso di sazietà che anche appunto come nutrimento per il nostro intestino, per la nostra flora intestinale. Però accanto, magari anche per cercare di variare, si potrebbe per dire mangiare una fettina di pane, anche se abbiamo detto sempre meglio nella versione integrale, con un pochino di olio extravergine di oliva, che abbiamo detto essere il condimento migliore. Ed è l'olio extravergine ha anche un buon sapore, quindi renderà la nostra fetta di pane ben gustosa. Altrimenti potremmo mettere sopra la nostra fetta di pane anche qualche pomodorino con un po' di erbe aromatiche, quindi proprio per diciamo, esaltarne il sapore. Oppure, cosa che ci piace tanto, però ne mangiamo anche troppa, anche un piccolo pezzetto di pizza, ecco, sia bianca che anche diciamo al pomodoro, meglio sarebbe se fatto in casa. Oppure anche, per esempio, uno scacchetto di cioccolata fondente, quindi oltre il 75% sarebbe un'ottima merenda. E per concludere, invece, a questo punto un esempio di pranzo e di cena equilibrato, così. Allora, per illustrarvi un po' il pranzo e la cena, no, equilibrate, io vi mostrerei questo, no, questo disegno, insomma, questa slide, che ci indica il famoso, scusate, avevo messo il piatto della salute si chiama, il piatto sano. E quindi dovrebbe, praticamente ci rappresenta i cibi che dovrebbero essere presenti, le tipologie di cibi che dovrebbero essere presenti nel nostro pranzo, nella nostra cena, appunto, che sono i due pasti principali della giornata, no? Due dei tre pasti principali della giornata. Vedete, metà piatto dovrebbe essere costituito da verdura,
sempre di stagione, sempre a chilometro zero, variando i colori, perché ogni colore della verdura corrispondono a determinate sostanze che hanno un'azione sempre antiossidante, quindi è un'azione di prevenzione di molte patologie. E ci forniscono la fibra, vitamine, sali, minerali, così anche la frutta. Un po' di frutta, quindi una bella porzione di verdura e un pochino di frutta devono essere sempre presenti sia a pranzo che a cena. Poi abbiamo uno specchietto che indica la presenza di cereali. I cereali abbiamo detto che sono sempre nella versione integrale e possono essere pane, pasta, riso, orzo, farro e anche i loro derivati. E quindi qui cerchiamo di variarle sempre le tipologie, e io ho già ripetuto l'altra volta variare le tipologie perché non esiste un alimento completo. Per avere la completezza di tutti i principi nutritivi dobbiamo avere la varietà, con la varietà non avremo carenze, cercando di scegliere sempre tipologie diverse. E poi abbiamo uno spicchio costituito dalle proteine. Ecco, in questo caso, riguardo la dieta mediterranea, dovremo cercare di variarle, quindi molto più spesso dovremo mangiare legumi, abbiamo detto, variandole sempre le tipologie, però possiamo anche mangiare della carne, oppure del pesce, oppure delle uova, oppure anche dei formaggi. E cosa possiamo fare? Cerchiamo sempre di non mangiare le stesse cose sia a pranzo che a cena, ma cerchiamo logicamente a pranzo di mangiare alcune tipologie, anche sia di cereali, sia di proteine, anche di verdure, di frutta, e a cena cerchiamo di variare il più possibile, cioè non mangiando quello che si è mangiato a pranzo. Se per esempio a pranzo mangiamo i legumi, a sera per esempio possiamo mangiare le uova come fonte proteica. Quindi la pasta può essere mangiata di sera? Anche un pochino di pasta, ecco, abbiamo detto i cereali, quindi sono pane e pasta. Se per esempio la sera noi vogliamo mangiarci un po' di pasta, la possiamo mangiare tranquillamente. Logicamente abbiamo detto che il pranzo è più abbondante della cena, quindi a cena magari se mangiamo la pasta ne mangiamo un pochino di meno. E ricordiamoci sempre questo detto che a me piace tanto: dovremmo fare una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da povero. Quindi a cena non cerchiamo di appesantirci troppo, perché poi dopo durante la notte saremo un po' agitati perché dovremo digerire tutto il pasto, se è un pasto un po' pesante. Allora, con questo saggio proverbio della nonna vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione.